www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. Ha decretato lo stato di emergenza per la situazione rifiuti a Palermo. Si potrà continuare a scaricare a Bellolampo, dove però ancora oggi i guasti rallentano il conferimento e non si fermano i roghi. A Palermo un centro estetico gestito da cittadini cinesi gestiva un giro di affari nel settore della prostituzione. Tra le persone arrestate l'attività era pubblicizzata come casa d'appuntamenti anche su internet. Potrebbe essere rifinanziato per la seconda annualità l'avviso 20 che il governo regionale voleva chiudere anticipatamente a giugno. È quanto trapelato dal vertice di maggioranza convocato oggi da Crocetta. Intanto bilancio e finanziaria slittano a venerdì. Dal congresso regionale della CISL il segretario nazionale Bonanni si rivolge alla giunta Crocetta. Bisogna occuparsi di economia, di come si produce ricchezza. In Sicilia, aggiunge, diciamo basta ai teatrini populistici. TG Med, partiamo dalla situazione dei rifiuti. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e predisposto la nomina di un commissario straordinario per gestire la crisi. Intanto è allarme a Palermo e provincia per i numerosi roghi dei cassonetti. Vediamo il servizio. Da ora in poi la gestione dell'emergenza rifiuti sarà compito di un commissario la cui nomina spetta al governatore Crocetta. È questo in sostanza uno dei punti principali del decreto varato questo pomeriggio a Palazzo Chigi con il quale il governo nazionale intende affrontare la crisi rifiuti a Palermo. La dichiarazione dello stato di emergenza proveniente da Roma conferma la gravità della situazione ormai ingestibile a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa l'AMIA, l'azienda che si occupa della raccolta del pattume nel capoluogo siciliano. La delibera del Consiglio dei Ministri tocca altri punti critici. È stato infatti predisposto il completamento della discarica di Bellolampo, ovvero la costruzione della sesta vasca anche dopo le dichiarazioni di fallimento dell'AMIA. La voce rientra nella proroga delle disposizioni dell'ordinanza di protezione civile del luglio 2010, la quale prevede, per quanto riguarda Palermo, il potenziamento e la messa in sicurezza della discarica, oltre alla realizzazione di impianti di trattamento e separazione dei rifiuti, anche se Crocetta ha escluso la costruzione di inceneritori. Con questo provvedimento eviteremo situazioni napoletane, ha detto il governatore siciliano. Nel frattempo continua l'allarme nei vari quartieri della città per i roghi appiccati ai cassonetti ma anche ai grossi cumuli di spazzatura che invadono le strade. Sono stati oltre 30 gli interventi da parte dei vigili del fuoco nella notte a Palermo, per la maggior parte in periferia. Intanto sono riprese questa mattina le attività di raccolta dei rifiuti, anche se a rilento in seguito ai guasti dei due mezzi. Per porre rimedio e potenziare il servizio della raccolta, l'AMI ha noleggiato due pale e due autocompattatori che saranno operativi già da domani per due turni di lavoro. L'avviso 20 della formazione che il governo Crocetta aveva annunciato di voler chiudere anticipatamente a giugno sarà rifinanziato con parte delle risorse del Fondo Giovani. È quanto emerso oggi pomeriggio dal vertice di maggioranza convocato dal governatore per risolvere alcuni dei nodi della finanziaria, che però resta in stallo. La discussione slitta a venerdì. Il servizio. Di vertice di maggioranza, rapporti con l'UDC, ipotesi di larghe intese su scala regionale e dell'addio dei grillini a Crocetta si parlerà ai primi di maggio, archiviata la sessione di bilancio all'ARS. Ma il naufragio del modello Sicilia, posto che sia mai esistito un modello politico in grado di fare scuola a livello nazionale, pone qualche interrogativo immediato, dovendo fra l'altro approvare proprio la manovra di bilancio. La maggioranza i numeri li ha, ma i 15 deputati 5 Stelle
rimproverano alla coalizione di governo di avere cassato tutte le loro proposte e i loro emendamenti al bilancio, compresi quelli relativi alla spesa sociale. E poi sullo sfondo restano anche i progetti di Crocetta per trasformare la sua lista e il megafono in un soggetto politico più ampio. Siamo nel campo dei tatticismi ancora. L'attenzione si sposta quindi su Sala d'Ercole, dove è alle battute conclusive il lavoro della seconda commissione che sta definendo il testo di bilancio e legge finanziaria per l'Aula. Calendario alla mano, la manovra sarà pronta per la discussione generale venerdì 26, poi sabato inizierà l'esame di articoli ed emendamenti. A meno che i capigruppo non decidano di continuare i lavori anche per domenica, si tornerà in Aula senza interruzioni lunedì 29. L'obiettivo è quello di approvare l'intera manovra entro la mezzanotte di martedì 30, data di scadenza dell'esercizio provvisorio, anche se non viene esclusa, esistono illustri precedenti, la possibilità di sforare nella giornata del 1° maggio. La manovra alla fine vedrà la luce, ma c'è il rischio, dati i tempi strettissimi, di non poter adeguatamente approfondire tutte le voci e tutti gli emendamenti, con la conseguenza che alcuni capitoli di spesa, dal sociale alla sanità, dalla cultura agli enti, restino fermi sui tagli ipotizzati dal governo e non godano di modifiche. Insomma, ancora una volta, pur con una geografia politica rinnovata rispetto al recente passato, il bilancio della regione si approverà con il fiatone. Intanto prosegue l'occupazione della sede del PD in via Bentivegna a Palermo da parte dei Giovani Democratici. Il segretario provinciale Marco Guerriero conferma che resta convocata, nonostante la diffusione di un comunicato contrario ieri sera, l'assemblea permanente a oltranza, anche se il direttivo provinciale ha deciso di fare un passo verso gli occupanti e ha programmato lo svolgimento il prossimo 30 aprile di un incontro allargato a tutta la base. I Giovani Democratici continuano a contestare le scelte del PD per varare un governo di scopo insieme al PDL. Ci fermiamo, c'è una brevissima pausa. Ci vediamo tra poco. Dal 1916, caponatina dei fratelli Contorno. La vera autentica caponata è quella prodotta solo in Sicilia. Diffidate dalle imitazioni. Global Service, servizi a 360 gradi, ristrutturazioni edili, impermeabilizzazioni, prospetti, rifacimenti, bagni e cucine, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Cercasi principessa per offerta da favola. Da 2V il materasso Memory Form, la rete più due guanciali, a soli 990 euro. A rate senza interessi. E in omaggio il letto con sistema contenitore. Affrettati, l'offerta è valida nei nostri punti vendita fino al 30 aprile. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo, a prezzi blindati. Blindo Casa, esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Il mobile artigianale non è mai stato così conveniente. Primavera. Acquista una cucina e avrai un buono di euro 1500 spendibile immediatamente. La Bottega del Legno, in via Olio di Lino 7, a Palermo.
Il maggiordomo di Casa Aliata, un ecuadoregno di 37 anni, è stato trovato morto alla base di una scalinata del Palazzo Nobiliare in via Bandiera a Palermo. Il principe Biagio Licata di Baucina si trova in viaggio all'estero. Non si conosce ancora la causa del decesso, ma si pensa ad un incidente domestico. Indaga la polizia. A Palermo, in piena zona residenziale, un centro massaggi nascondeva in realtà una casa d'appuntamento. Tre le persone arrestate con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Vediamo. Apparentemente un centro massaggi come tanti in una zona centralissima della città, a due passi dal giardino inglese e dalla via Libertà e con una clientela fidata, ma in realtà a consumarsi all'interno di quei locali, al civico 6F di via Vincenzo Di Marco, erano incontri a pagamento con giovani prostitute cinesi. La scoperta è dei carabinieri che ieri hanno fatto irruzione nel centro verificando la reale natura dei servizi che venivano offerti. Erano cinesi le quattro ragazze in compagnia di altrettanti clienti palermitani che si trovavano in quelle stanze al momento del blitz. Cinesi anche i due proprietari della struttura, finiti in manette con una loro collaboratrice per sfruttamento della prostituzione. Il blitz rientra nell'ambito di un'indagine molto più vasta sui centri massaggi a Palermo e che sta rivelando un vero e proprio boom, un fenomeno che riguarda in particolare i centri benessere cinesi, sempre più numerosi, sempre più frequentati e senza neanche troppa attenzione alle coperture, come confermato dalle indagini dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Vania Contraffatto e dall'aggiunto Maurizio Scalia. In molti casi queste attività non vengono neanche camuffate, nomi, indirizzi, recapiti telefonici sono facilmente reperibili su riviste e su internet, direttamente sulle bacheche degli incontri erotici e anzi sul web che la promozione dei centri massaggi sembra più efficace e più esplicita. Era il caso ad esempio della struttura di via Di Marco. Sul sito internet i gestori non lesinavano dettagli sui servizi e le prestazioni offerte e pubblicavano persino le foto delle ragazze da poter prenotare per gli incontri. Le indagini su questo fronte naturalmente vanno avanti. A causa di interruzione di energia nel gruppo elettrogeno, 3 dei 5 pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione del cervello di Palermo sono stati trasferiti in altri ospedali. Il reparto resta comunque chiuso e nessuna disponibilità è stata data dall'ospedale al 118 per il ricovero dei pazienti. 2 dei 5 degenti sono rimasti nel reparto perché non avevano bisogno del respiratore artificiale. 3 sono stati trasferiti e rientreranno solo quando il guasto sarà riparato. È stata aperta un'inchiesta interna all'azienda per verificare se siano state rispettate le procedure previste nei casi di evacuazione. Ha chiesto il rito abbreviato Samuele Caruso, il 23enne palermitano che il 19 ottobre scorso uccise la 18enne Carmela Petrucci e ferì gravemente la sorella della ragazza, Lucia, sua ex fidanzata di un anno più giovane. Sentiamo. Consigliato dai suoi avvocati, l'assassino reo confesso di Carmela Petrucci, Samuele Caruso, inchiodato anche dai riscontri degli investigatori che hanno parlato di feroce inaudita nello sferrare le coltellate mortali, spera, chiedendo il rito abbreviato, di evitare la condanna all'ergastolo grazie allo sconto di pena previsto. Il processo comincerà l'11 giugno davanti al GUP Daniela Cardamone. La richiesta di Caruso era nell'aria. Per essere accolta, il magistrato dovrà valutare tutta una serie di elementi, compresa la confessione resa dal giovane dopo il suo arresto, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Bagheria poche ore dopo il delitto. Sono uscito col coltello perché era mia intenzione uccidere Lucia se avesse ammesso il tradimento. Carmela non c'entra, non volevo farle nulla, ma si è messa in mezzo. Per gli investigatori quindi non si è trattato certo di un raptus. Caruso voleva uccidere, aveva disegnato il suo piano. Il giudice dovrà anche valutare le aggravanti, come l'aver agito per motivi abietti e soprattutto la premeditazione. Data l'evidenza della prova, il PM aveva chiesto per Caruso il rito immediato. Adesso si dovrà attendere la decisione. Il Ministero della Difesa ha impugnato davanti al TAR di Palermo la revoca delle autorizzazioni relative al MUOS di Niscemi e la sospensione dei lavori disposte dalla Regione Siciliana alcune settimane fa. A darne notizia è Legambiente, che ha già annunciato di voler intervenire con il proprio centro di azione giuridica. La revoca delle autorizzazioni resta valida, ha ribadito oggi pomeriggio anche il presidente della Regione Crocetta. C'è una certa pressione politica
su un impianto, ha detto, ma noi non abbiamo cambiato idea. Intanto si intensifica anche la protesta. Un sit-in è stato programmato per sabato a Palermo davanti al consolato americano di via Vaccarini dal comitato Terra Nostra, cartello che riunisce numerosi movimenti e associazioni di tutto il territorio. Oggi il GIP del Tribunale di Caltagirone non ha convalidato l'arresto dei due attivisti No Muos fermati lunedì dopo che si erano arrampicati su uno dei tralicci della base. È tutto pronto alla Procura della Repubblica di Aosta per accogliere il PM Antonio Ingroia, trasferito nel capoluogo valdostano con un decreto ministeriale che dispone la reimmissione in ruolo dell'ex procuratore aggiunto di Palermo. Oggi i tecnici hanno completato l'allestimento dell'ufficio al piano rialzato del secondo piano del Palazzo di Giustizia. All'esterno della stanza è stata piazzata la targa sostituto procuratore della Repubblica, dottor Antonio Ingroia. Ci fermiamo, c'è un'altra breve pausa. Houston, sono fuori dal portello. Dovresti ricevere le immagini. Caponatina dei fratelli Contorno. Grandiosa! Megastore Centro Divani, grande nella scelta e nella qualità, presenta Martina. Divano in tessuto disponibile in più di 100 colori a 395 euro. Matiz. Divano letto matrimoniale a 590 euro. Sabina. Divano in pelle trend a 375 euro. Teo. Componibile letto con contenitore a 535 euro. Li trovi solo da Megastore, di Adile, a Palermo in via Partanna Mondello 39H. Conoscenza è il modo migliore per dare lunga vita a una pianta. Ecco perché tutti le vendono, ma solo uno le conosce davvero. Flower by Ignazio Ferrante, un luogo in cui i colori e i profumi inebriano i sensi, un luogo dove piante e fiori hanno una vera anima. Flower, lo trovi in Viale Campagna 14B. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta in fissi, porte realizzate artigianalmente e non solo, a prezzi blindati. Blindo Casa, esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo. È iniziata oggi la serrata dei laboratori d'analisi siciliani per protestare contro i tagli previsti nella finanziaria regionale. Questa mattina sit-in di protesta davanti all'assessorato regionale alla salute di Piazza Ottavio Zino a Palermo. Vediamo il servizio. La regione rivuole indietro i soldi che sarebbero stati indebitamente percepiti da studi privati di radiologia e laboratori di analisi convenzionati. Sarebbero in tutto 140 milioni di euro che dovrebbero rientrare nelle casse della regione in 3 anni. Una spending review retroattiva messa in atto anche a seguito della sentenza del TAR che ripristina il tariffario Bindi e che però ha messo in allarme i lavoratori del comparto, che in tutta l'isola sono circa 5.000 distribuiti negli oltre 400 studi convenzionati. Secondo chi opera nel settore, i laboratori non sarebbero nelle condizioni di restituire quei soldi e quindi potrebbero esserci delle conseguenze sui livelli occupazionali. Proprio per questo motivo questa mattina un gruppo di lavoratori ha manifestato in sit-in davanti all'assessorato regionale alla salute di Piazza Ottavio Zino a Palermo per chiedere al governo regionale garanzie per i dipendenti dei laboratori privati. I sindacati di categoria lanciano inoltre un altro allarme sulla rimodulazione al ribasso del tariffario per i rimborsi sulle prestazioni. È morto la notte scorsa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania il motociclista ferito venerdì scorso in un incidente a Modica, in provincia di Ragusa. Francesco Iaconinoto, 46 anni, era stato trasportato dopo l'incidente nell'ospedale di Modica e successivamente era stato trasferito nell'ospedale Cannizzaro con un elicottero del 118. La moglie ha dato l'assenso per l'espianto degli organi.
Taglio delle tasse, riordino della spesa e un piano straordinario per economie e infrastrutture. Queste sono quelle che il segretario nazionale della CISL, Raffaele Bonanni, a Palermo, oggi in occasione del congresso regionale del sindacato, ha definito le regole della briscola nella partita tra cittadini e istituzioni. Dal nuovo governo nazionale e dal governo regionale siciliano, Bonanni si aspetta un rilancio dell'economia e il riordino delle amministrazioni, piuttosto che continue querelle politiche. Su questi punti il sindacato, che ha riconfermato Maurizio Bernava, segretario in Sicilia, già nei prossimi giorni inizierà un percorso di pressioni e di proteste. Sentiamolo nell'intervista. Crea disparità e distorsioni che alimentano tra forze politiche trasparente, che con le forze sociali devono stabilire le tre regole di briscola, che per me sono taglio di tasse, e in Sicilia si possono tagliare le tasse anche locali. I siciliani pagano più tasse dei lombardi locali, e c'è da spiegarsi perché. Se si dilapida ogni soldo pubblico, è chiaro che a pagare le tasse saranno i cittadini di quel luogo. È inspiegabile come mai la regione che fa meno reddito, meno PIL, fa pagare ai cittadini più tasse. È molto chiaro quello che è successo nell'ultimo quindicennio e forse pure di più. Si dilapida ogni risorsa pubblica e poi si va al cittadino a chiedere, come se fosse un bancomat, si va a chiedere l'obolo sempre più pesante per sostenere spese folli e che non ha niente a che fare con la stabilità occupazionale e con la congruità dei servizi. Ci aspettiamo intanto che si rigoverni l'economia, che va male produce disoccupati, e producendo disoccupati produce altre tasse che noi non possiamo pagare più, quindi non possiamo avere più né disoccupati e né tasse in più. Quindi ci aspettiamo un taglio di tasse in modo tale da ravvivare l'economia in via consumi che devono crescere. Ci aspettiamo un piano di riordino delle istituzioni e amministrazioni, perché non solo bloccano lo sviluppo per questo coacervo di poteri che non convivono mai, ma ci aspettiamo appunto anche un risparmio notevole. Ci sono ruberie, ci sono inefficienze, ci sono ridondanze amministrative e istituzionali che vanno corrette, e ci aspettiamo un piano straordinario per l'energia, per le infrastrutture, per tutto ciò che si frappone oggi al buon andamento degli investimenti di investitori stranieri italiani. Questo ci aspettiamo, su questo il sindacato nei prossimi giorni inizierà un percorso anche di pressioni, di proteste, di proposta in giro per l'Italia. Su questo siamo d'accordo anche con CGIL e UIL. A rischio l'istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo. Nella bozza del bilancio della regione infatti è indicato un contributo in favore dell'istituto per quest'anno pari a 1.482.000 euro contro il 1.850.000 dello scorso anno, già decurtato rispetto al 2011. Questo contributo, afferma il presidente dell'istituto Gaetano Palmigiano, purtroppo non consente di svolgere la nostra normale attività. Il rischio è che a settembre non potremo riaprire l'anno scolastico e di conseguenza non potremmo assistere i circa 70 utenti che frequentano il nostro istituto, tra cui anziani e pluriminorati. C'è ancora una breve pausa. Il ciliegino si è fatto salsa. Fratelli Contorno, con passione dal 1916. Al mercatone della ceramica parlano i prezzi. Alcuni esempi: piatto doccia 29,90 euro, serie sanitari 4 pezzi 69 euro, gres porcellanato opera incerta 8,90 euro al metro quadro, vasca idro con sportello 1490. Il mercatone della ceramica.com, aperti anche il sabato pomeriggio. Global Service, servizi a 360 gradi, imbiancatura, controsoffitti, ponteggi propri, impianti termici, elettrici e di condizionamento, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658.
Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo. Pensione completa 13 euro. Si effettua anche servizio a domicilio. Vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese. Assistenza sanitaria H24. Comunità alloggio per anziani Samuela. Via Leonardo da Vinci 30, Palermo. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Farsi sentire l'Etna, un'emissione di Cenere Lavica, viene registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, dal nuovo cratere di sud-est del vulcano, dove è presente anche attività stromboliana. La fase di media energia non è considerata dagli esperti un'eruzione vera e propria. Tuttavia la Cenere Lavica, spinta dal vento, si dirige verso nord. All'orizzonte qualche disagio: all'aeroporto di Fontanarossa un settore dello spazio aereo è stato chiuso, ma lo scalo resta comunque operativo. Domattina dovrebbe riunirsi l'unità di crisi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 3.08 nel golfo di Augusta in provincia di Siracusa. L'evento è stato localizzato dalla rete sismica nazionale ad una profondità di 26 chilometri. Il centro maggiormente interessato è Siracusa. E questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Adesso ci sono le previsioni meteo per la giornata di domani. Grazie per l'attenzione. Buona serata. Domani sulla nostra regione iniziali condizioni di variabilità con isolati piovaschi lungo la fascia meridionale. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, in leggero aumento nei valori massimi con punte di 20-22 gradi.